La carica dei 500, tornano le cassette rosse in versione smart per il recapito di Poste Italiane. Se ne sono viste di tutti i colori e di tutte le taglie, grandi e piccole, gialle, arancioni, blu, monocromatiche e bicolori. Solo nel 1961 hanno trovato la loro tinta iconica, quel rosso fiammante che ormai fa parte del decoro urbano, dei piccoli centri, delle grandi città, dell'immaginario degli italiani. Quando andavo in vacanza e partivo, quindi scrivevo le cartoline agli amici, insomma, quindi ai posti del mare. Se dovevi mandare una lettera a una tua spassimante, diciamo, andavi a inserire dove c'era altre destinazioni o per la città. Famosissimo. A me piacerebbe che tornasse la scrittura, le cartoline e le lettere. Le cassette della posta seguono l'evoluzione della storia e adesso, per stare al passo con i tempi, sono diventate intelligenti. Le smart letterbox di ultima generazione si sono così trasformate in strumenti in grado di registrare dati sull'ambiente e sulle condizioni meteorologiche, attraverso sensori che rilevano temperatura, pressione atmosferica e qualità dell'aria. Alcune sono dotate di schermo, rendendo così le informazioni disponibili al pubblico. Ci dobbiamo adeguare alla nuova tecnologia, quindi sì. È una cosa positiva, è importante. Quindi vi informerò dello stato della temperatura e dell'ambiente attraverso la cassetta postale. Le cassette smart rendono inoltre più efficiente il lavoro dei portalettere nelle operazioni di raccolta. Al momento sono installate circa 700 cassette smart in tutta Italia e quest'anno è prevista l'installazione di ulteriori 500 cassette.